Elezioni a Fraien, 4 alle primarie dell'11 marzo, fuori Giacomo Bello e Gino Spolitu. Scalea, il comune punta sui numeri per salvare l'ufficio del giudice di pace. Rimpatrio per i clandestini, scatta la rivolta degli extracomunitari a Cetraro. Neve nel Vallo di Diano, la situazione più difficile nell'area del Tanagro, isolata un'abitazione a Caggiano. Buonasera, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News di lunedì 6 febbraio. E in apertura alla politica, proprio le primarie di Praia Mare, perché ieri è stato siglato l'accordo a 4, ma ci dice tutto Martino Ciano. Massimiliano Cedoli, Anna Maria De Presbiteris, Pietro De Paola, Pasquale Fortunato, ecco i candidati alle primarie di Praia Mare dell'11 marzo e che hanno sottoscritto ieri il nuovo accordo elettorale per Praia. Non hanno firmato il protocollo Gino Spolitu e il leader del gruppo dell'alternativa Giacomo Bello. Scopo della tornata è eleggere il candidato a sindaco della lista, espressione delle diverse anime dell'area di maggioranza guidata dal sindaco Carlo Lomonaco. Molte le novità presenti nel documento, tutti gli iscritti alle liste elettorali di Praia hanno diritto di voto alle primarie e potranno scegliere uno dei 4 aspiranti a sindaco. È stato cancellato infatti l'articolo che prevedeva il numero minimo di simpatizzanti che con la propria firma e un contributo di 4 euro sostenevano di fatto uno degli aspiranti e che di conseguenza entravano a far parte dell'assemblea elettiva acquisendo anche il diritto di voto. Per quanto riguarda la certificazione dei requisiti di eleggibilità, ogni candidato dovrà dimostrare, carte alla mano, di non avere problemi con la giustizia entro il 9 febbraio. Inoltre chi perde le primarie sosterrà il vincitore e si asterrà da qualsiasi altra candidatura, a meno che non sia lo stesso vincitore ad inserirlo nella propria lista. Piena autonomia quindi anche nella composizione della propria compagine. Un accordo sofferto ma che ha dimostrato la nostra capacità nell'autoregolamentarci, ha detto il candidato del movimento Rappresentiamoci Massimiliano Cedolia, è stata un'espressione di grande responsabilità. Ha vinto la volontà popolare, ha detto invece il vice sindaco di Praia Pietro De Paola, ora bisogna lavorare con trasparenza e obiettività per fare di questa competizione una pagina importante della vita politica nostrana. Continuiamo a parlare delle amministrative di Praia Mare perché scende in campo Gino Spolitu che annuncia la sua partecipazione a questa tornata elettorale nonché chiarisce la sua posizione di ineleggibilità. Ma ci racconta ancora tutto Martino Ciano. Sarò candidabile e sarò sicuramente partecipante alle elezioni di primavera. Certamente non a queste primarie. Correrà da solo come candidato a sindaco del gruppo Futuro Praia. Gino Spolitu annuncia dai nostri studi televisivi la sua lista e la sua candidatura alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio. Fuori dall'accordo a 4 delle primarie perché non ha i requisiti di eleggibilità, Spolitu si è difeso dicendo è una posizione momentanea che gli altri hanno sfruttato per escludermi dalle primarie. In virtù di un procedimento del comune di Praia Mare, secondo la loro opinione, non sono candidabile. Lo sarò senz'altro fra qualche giorno, perché questo provvedimento è stato impugnato presso la Commissione elettorale di Scalea, nonché presso il Tribunale di Appello di Catanzaro e presso il TAR. Spolitu ha anche annunciato la pubblicazione e la distribuzione di un libro nel quale illustrerà la sua storia giudiziaria. Ci saranno sicuramente i miei casellari giudiziari, ci saranno i miei carichi pendenti, ci saranno le varie sentenze, ci sarà tutto quanto. Sarà ai cittadini praiesi giudicare se mi è stato fatto un torto o mi è stata semplicemente applicata la legge. Infine Spolitu ha invitato tutti i candidati alle primarie ad un pubblico dibattito a replicare a quanto da lui detto. Il patron del Praia Calcio infatti si dichiara sicuro del suo peso politico, visto il supporto che ha ricevuto la sua candidatura. Avevo già indetto qualche settimana fa una specie di primaria sul mio nome tra i cittadini praiesi, chiedendo ai cittadini praiesi di firmare un documento che mi incitasse ad andare a candidarmi a sindaco. Centinaia di persone l'hanno firmato, non detto, firmato, centinaia di persone. E subito dopo il nostro telegiornale, alle ore 20:20, potrete seguire la versione integrale della conferenza stampa indetta da Gino Domenico Spolitu, candidato a sindaco del gruppo Futuro
futuro Praia. Sempre da Praia Mare, il convegno Legalità e Giustizia è stato rimandato a data da destinarsi. Il dibattito organizzato dall'associazione SOS Praia avrebbe dovuto tenersi ieri presso la sala consigliare del Comune, ma a causa del maltempo che ha impedito la partecipazione del deputato del PD, Franco Laratta, si è deciso per il rinvio. E adesso ci spostiamo a Paola perché anche nella città di San Francesco si voterà per le amministrative. Basilio Ferrari si candida per il centrodestra, Giovanni Abruzzo, dissidente dell'esecutivo di Roberta Perrotta e infine Carlo Gravina. Questi i primi nomi dei candidati ufficiali che si contenderanno lo scettro di sindaco. Roberto Perrotta non è più candidabile per aver raggiunto i 2 mandati consecutivi e Carlo Gravina, consigliere uscente della maggioranza, è il naturale successore del sindaco. A sostenerlo una coalizione di centrosinistra allargato, come evidenziato dall'attuale primo cittadino, una lista civica che raccoglie pertanto adesioni anche dalla maggioranza del sindaco Perrotta. Il mio gruppo sosterrà Carlo Gravina, già consigliere comunale, ha affermato il leader dell'esecutivo. Siamo consapevoli di quanto fatto, quindi soddisfatti dei risultati ottenuti sino a oggi. Infine, ha concluso Perrotta, siamo pronti ad aprire una nuova stagione per la nostra città con un nuovo sindaco capace di seguire le nostre azioni e andare anche oltre. E sono entrate in vigore le disposizioni emanate dall'ASP di Cosenza di programmazione della riconversione dell'ospedale di Praia Mare in Casa della Salute. Il punto della situazione ce lo racconta Andrea Polizzo. Lunedì 6 febbraio 2012, una data importante per il presidio ospedaliero di Praia Mare. Da oggi è operativa la delibera dell'ASP di Cosenza emessa dal commissario Scarpelli che prepara la struttura sanitaria praiese alla riconversione. Da oggi è definitivamente soppresso il reparto di chirurgia che opererà soltanto in regime di day surgery e tra le altre disposizioni dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza il trasferimento di medici, chirurghi e anestesisti al presidio ospedaliero di Cetraro. A quanto si apprende, la dirigenza ospedaliera si sta muovendo per chiedere da subito deroghe a queste disposizioni e limitare il più possibile i disagi all'utenza. Ma in periodi di riconversione dell'ospedale in Casa della Salute, i cittadini si chiedono come comportarsi e cosa aspettarsi in casi di emergenza. Un caso recente ha fatto molto discutere nei forum internet locali dedicati alla sanità. Si tratta dell'incidente stradale avvenuto venerdì 3 febbraio a Tortora. In quell'occasione una donna è stata investita da un'auto sulla cavalcavia di Via Nazionale, precipitando poi nella scarpata del viadotto. Ora la cittadina è fuori pericolo di vita, pur se in prognosi riservata presso l'ospedale Iannelli di Cetraro, ma molti si sono chiesti come sarebbero andate le cose se l'incidente fosse accaduto oggi, quando, come sostenuto dalla dirigenza medica, non sarebbe garantito il servizio di pronto soccorso nelle ore notturne e nei festivi. La diagnosi e la stabilizzazione, spiegano da ambienti sanitari, per norma deve essere fatta dove avviene il primo intervento di soccorso. Ma aggiungono, se ad esempio la donna coinvolta nell'incidente di venerdì avesse riportato un politrauma con lesioni interne degli organi come la milza, doveva essere immediatamente operata. Quindi, concludono, il tempo per portarla a Cetraro non sarebbe stato sufficiente a salvarle la vita. E intanto il territorio prosegue nelle sue iniziative a salvaguardia dei servizi essenziali nella struttura ospedaliera praiese. A cominciare da domani mattina, quando sarà previsto proprio qui nei reparti dell'ospedale di Praia Mare, una visita da parte dei primi cittadini dei comuni di Praia Mare, Carlo Lo Monaco e di Tortora Pasquale Lamboglia. Poi il 16 febbraio tutti nella sala consiliare del comune di Praia Mare con i sindaci e gli amministratori del territorio interessato dall'ospedale di Praia Mare, i cittadini e soprattutto i comitati, le associazioni che si stanno battendo per questa struttura da salvaguardare. E nel corso di questo incontro saranno decise le ulteriori azioni da mettere in campo. E sarà effettuato domani presso l'ospedale Luigi Curto di Polla l'esame autoptico che servirà a stabilire le cause della morte del 22enne Ciro De Vita avvenuta domenica mattina a causa di un arresto cardiaco. Ci racconta tutto nel prossimo servizio. Si dovrà attendere l'autopsia che sarà eseguita probabilmente nella giornata di domani per conoscere le cause della morte di Ciro De Vita, il ragazzo 22enne di Sala Consilina scomparso tragicamente ieri mattina. Una morte che resta per il momento senza un perché, giunta in seguito a un malore improvviso e la corsa disperata verso l'ospedale dove Ciro è arrivato ormai senza vita.
Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di domenica, quando intorno alle 13 il giovane che si trovava in casa ha accusato un malore. Immediata la chiamata al 118 da parte dei familiari. Giunti sul posto, i sanitari si sono resi conto subito della gravità delle condizioni del ragazzo, prodigandosi in tutti i modi per cercare di salvargli la vita. Ma ogni tentativo si è rivelato vano. Durante il trasporto all'ospedale di Pola, il cuore del 22enne si è fermato per sempre. Ancora incerte le cause che hanno provocato l'arresto cardiaco, rivelatosi purtroppo fatale. Al momento, infatti, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o di altra natura. Il corpo del giovane si trova presso l'obitorio del nosocomio di Polla, dove è stato sottoposto agli esami esterni per cercare di far luce sulla tragica vicenda. Ma al momento non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale sulle cause della morte e per saperne di più si dovrà attendere gli esiti dell'autopsia in programma domani. Intanto a Sala Consilina dolore e incredulità in tutta la comunità per quanto accaduto a un ragazzo così giovane, conosciuto da tutti per la sua carica di simpatia e disponibilità. In particolare sono tanti gli amici che da ieri, con il diffondersi della notizia, stanno manifestando il loro dolore e il loro sconcerto sulla pagina di Ciro del social network Facebook. Sono stati eletti gli ultimi 4 consiglieri dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Paola. Con il ballottaggio di sabato scorso il nuovo organo forense è ormai completo. Siederanno in consiglio gli avvocati Luca Branchicella di Praiamare, eletto con 176 voti, Edoardo Sommella di Paola con 184 preferenze, Vincenzo Carrozzino con 170 voti e Davide Rosselli, eletto con 148 preferenze, entrambi di Belvedere. Si chiude così il cerchio dei 15 componenti che rappresenterà l'avvocatura dell'Alto Tirreno Cosentino. Tra qualche giorno sarà convocato il primo consiglio per l'elezione del nuovo presidente e con molte probabilità, fanno sapere da Paola, sarà riconfermato quello uscente, l'avvocato Vito Caldiero. Solo dopo si procederà alle varie nomine con il conferimento di incarichi e deleghe. Ci metteremo subito al lavoro, commenta il neoconsigliere Luca Branchicella. Ci sono problemi che vanno risolti e richiedono il nostro impegno, come quello che riguarda la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Scalea. E proprio a riguardo dell'ufficio del giudice di pace ci spostiamo a Scalea perché l'amministrazione comunale ha inviato al Ministro della Giustizia la sua proposta per salvare l'ufficio, puntando sui numeri. Vediamo quali nel servizio di Pierina Ferraguto. Ci si affida ai numeri per salvare l'ufficio del giudice di pace di Scalea, i numeri della popolazione servita e del carico di lavoro, parametri indicati nel decreto ministeriale dello scorso 11 gennaio. 568,3 è il numero dei procedimenti necessario per giustificare il pagamento degli stipendi del personale amministrativo e 100.000 il numero degli abitanti. Abbiamo fatto una relazione scritta, firmata da tutti i sindaci dei comuni che insistono sotto la competenza del giudice di pace di Scalea, che sono 10, dove noi mettiamo in risalto alcune cose, che noi non dobbiamo essere soppressi, perché i numeri sono dei numeri che penso che siano paragonabili a quelli di un tribunale addirittura, non ad un altro giudice di pace. Per quanto riguarda i procedimenti siamo molto al di là, che arriviamo sicuramente a 2-3.000 procedimenti in media nel periodo indicato, che è dal 2004 al 2008. E supera gli stessi parametri anche per gli anni successivi. Il numero degli abitanti non va considerato in modo sterile sul numero dei residenti, ma sul numero di persone che effettivamente frequentano il territorio, sia sotto il profilo personale che sotto il profilo economico. Se noi prendiamo i residenti invernali, in tutti i 10 comuni siamo oltre 40.000 e quindi questo requisito, diciamo, non lo raggiungiamo, ma se prendiamo tutti gli altri mesi dell'anno, facciamo una media, sono molti di più gli abitanti che insistono su questo territorio. Nella relazione già inviata al Ministro della Giustizia, Paola Severino, vengono messe in evidenza anche specificità territoriale e distanze chilometriche, proprio per sottolineare il disagio che la soppressione dell'ufficio comporterebbe alla popolazione. L'accorpamento all'ufficio di Paola, che è così distante, perlomeno 70-80 chilometri, fa riflettere sulla mancanza di giustizia che verrebbe a crearsi nei confronti di questi cittadini. In ultima analisi si penserà ad un eventuale consorzio tra comuni.
Il decreto legislativo lo sappiamo leggere anche noi ed è giusto, c'è questa possibilità e la prenderemo in considerazione. Su questo voglio tranquillizzare tutti che già gli altri comuni ci hanno dato anche la disponibilità. E si terranno domani, martedì 7 febbraio, gli interrogatori di garanzia nei confronti delle 4 persone arrestate su disposizione della Procura di Lagonegro nell'ambito della operazione antiusura denominata Locusta. I 4, un 58enne di Sala Consilina, 2 di Capace e un 44enne di Nemoli, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all'usura e sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Sala Consilina. Il 5, OG, un 48enne di Lauria, è al momento latitante. E ore di paura sabato mattina a Cetraro per la rivolta degli extracomunitari che protestavano contro il rimpatrio e il ricordo di Rosarno ha fatto scattare la paura. Vediamo come è andata nel prossimo servizio. Per una macchina dietro di noi hanno pigliato il compagno. E se avevano pigliato anche la mia, che avevano creato i Gianni, già la macchina. Io ancora sto tremando dalla paura. Extracomunitari in rivolta a Cetraro. Sono stati momenti di vero terrore quelli vissuti intorno alle 13 di sabato mattina con un nutrito gruppo di immigrati che ha iniziato a gettare per terra cassonetti infrangendo vetri delle macchine di passaggio. Alcuni passanti sono stati costretti a fuggire alla vista di una trentina di loro che hanno iniziato a minacciare quanti si accingevano ad avvicinarsi. Ad accendere la miccia della protesta l'ipotesi di lasciare il paese perché sprovvisti del permesso di soggiorno. La popolazione di immigrati presenti a Cetraro è abbastanza contenuta. Nell'hotel Piazza dove sono ospitati sono circa 73 gli extracomunitari provenienti dal Ghana, Mali e Nuova Guinea. La maggior parte di loro gode del permesso di asilo politico, altri del permesso di soggiorno. Alcuni sembra siano irregolari e la loro posizione ora è al vaglio della questura. In pochi minuti la zona è stata assediata non solo dagli agenti di polizia ma anche da carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Verso le 14 la situazione è andata lentamente migliorando. Sul posto sono giunti anche Don Ennio Stamile, responsabile della Fondazione Ecclesiastica Migrantes, che si occupa appunto degli immigrati, e il sindaco Giuseppe Aieta. Questo non funziona così in Italia. L'ha comprito? No, ci ha comprito, lo dico io. In Italia non funziona così. In Italia funziona che c'è il rispetto delle regole. Se ti abbiamo detto che si riunisce mercoledì la commissione si riunirà. L'esito non lo so quando sarà. Però se voi fate questo casino, è peggio, non avete niente. Una delegazione di immigrati ha voluto poi parlare con il commissario di Paola, Raffaella Pugliese, spiegando le ragioni della loro protesta. E poi è giunto anche il vicequestore Pietro Gerace. Un incontro per decidere il loro destino è previsto per mercoledì prossimo. In prefettura si deciderà se accogliere alcuni extracomunitari presenti e accordare loro asilo politico. Ma si dovrà decidere anche del futuro di chi è ancora senza un regolare permesso di soggiorno. Dobbiamo capire che se fanno dei danni e minacciano le persone, i permessi di soggiorno non li avranno mai. Non li avranno mai. I permessi di soggiorno se lo scordano tutti. Adesso loro che hanno fatto, che vogliono da noi? Che la mantengano ancora così? Non penso. Nel Cilento le previsioni in meteo sono state confermate. La neve nella giornata di ieri è caduta anche nella parte sud del Salernitano. Situazione più difficile nell'area del Tanagro con un'abitazione rimasta isolata a Caggiano. Nel Vallo di Diano scuole chiuse a Montesano nella Marcellana. Il servizio. E alla fine gaccia e neve hanno fatto la loro comparsa anche nel Vallo di Diano, anche se almeno per il momento in maniera molto meno consistente rispetto ad altri territori salernitani. I problemi maggiori si sono registrati nella confinante area del Tanagro. A Caggiano questa mattina erano circa 20 centimetri di neve con il sindaco Giovanni Caggiano che ha emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole per precauzione. Almeno 10 volontari della protezione civile al lavoro dalle prime ore dell'alba, con 3 mezzi tra i quali uno spazzaneve, uno spargisale e un pick-up, per liberare le strade del centro storico. In particolare una parte dei volontari è impegnata nel tentativo di raggiungere un'abitazione isolata in località Ringo. Sulla strada si è infatti accumulato circa mezzo metro di neve, rendendo impossibile i collegamenti con l'abitazione all'interno della quale restano in buone condizioni i componenti del nucleo familiare. Nel corso della mattinata la viabilità è stata ripristinata su quasi tutte le arterie cittadine, ma resta per tutta la giornata lo stato di allerta con la neve che continua a cadere.
scuole chiuse anche a Salvitelle, Auletta e Petina, con il transito garantito sulle principali arterie con l'obbligo di catene e pneumatici da neve. A Pertosa situazioni quasi nella norma, con scuole aperte solo in mattinata a causa dell'impossibilità di offrire il servizio mensa. E arterie comunali transitabili anche grazie ai mezzi spargisale che nel corso della notte sono stati attivati dal Comune. E veniamo al Vallo di Diano, che sembra restare un'isola felice nel mezzo dell'anticiclone siberiano. La neve nella notte ha imbiancato le montagne, ma è caduta senza continuità e mista pioggia in pianura. Viabilità nella norma e scuole aperte a Sala Consilina, mentre a Montesano sulla Marcellana si registra la situazione più critica, che ha visto l'ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole al capoluogo e a Tardiano. La viabilità a Montesano comunque è discreta con i mezzi spazzaneve che sono stati attivati dal sindaco Donato Fiorevolentini dalle prime ore dell'alba. Situazione per ora senza gravi problematiche a Monte San Giacomo, ma seguita con attenzione dal sindaco Raffaele Accetta, visto che in mattinata la neve continuava a cadere. Infine, per il momento, nulla da segnalare a Teggiano, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, Polle e Padula e nella parte settentrionale del Vallo di Diano, a Buonabitacolo e Sanza. Venerdì 10 febbraio alle ore 11 si terrà presso il liceo Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo un incontro all'insegna del contrasto alla cultura mafiosa, dell'omertà e della assuefazione al crimine. In questa occasione Don Ennio Stamile, parroco di Cetraro, recentemente vittima di intimidazione, e il presidente della Commissione regionale antimafia, dottor Salvatore Magarò, incontreranno i sindaci, i dirigenti scolastici, gli studenti e il personale della scuola per confrontarsi sul tema dell'impegno civile di cittadinanza attiva contro l'arroganza mafiosa, l'omertà e le devianze. E andiamo a Diamante, perché la città dei Murales è già pronta per partecipare alla BIT di Milano, che si terrà dal 16 al 18 febbraio. Il servizio. Visibilità, promozione e destagionalizzazione. È quello che si cerca alla BIT di Milano 2012, che aprirà le porte a comuni e attori turistici dal 16 al 18 febbraio prossimo. Ed è quello a cui aspirano i centri turistici della Riviera dei Cedri, in particolare la città di Diamante, che sabato 4 febbraio ha presentato la propria partecipazione a questo evento internazionale. La presenza a Milano sia un obbligo e sia l'occasione per i tanti operatori turistici per presentare nella straordinaria vetrina che è la BIT di Milano l'offerta turistica non solo di Diamante, di questo territorio, che ha la necessità però di attrezzarsi, e quindi noi contiamo molto sulle capacità imprenditoriali dei nostri operatori. Un richiamo irresistibile per quanti operano nel settore turistico e per quanti hanno fatto del marketing territoriale il proprio credo. Esserci è d'obbligo, anche quest'anno saremo presenti, ci saremo con dei partner nuovi, perché saremo insieme al Parco Marino della Riviera dei Cedri, alla LAPCOM, che è una società di servizi che si occupa di promozione culturale e turistica attraverso il progetto Gli Itinerari del Gusto, e avremo anche i nostri partner consolidati come l'Accademia del Peperoncino, quindi ancora una volta Diamante da protagonista alla BIT di Milano. Un'opportunità che si gioca su due livelli. I piani bassi e i piani alti. Nei piani bassi sono le istituzioni che fanno vetrina, danno visibilità, fanno immagine e fanno promozione. Nei piani alti invece i contatti diventano contatti. Una vetrina in cui non mancherà lo spazio dedicato alla formazione. Lo stand della Riviera dei Cedri infatti ospiterà 8 studenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Tortora per uno stage che consentirà loro di approcciare a questo mondo. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, adesso uno sguardo alle previsioni del meteo. Sud e Sicilia, condizioni di cattivo tempo con precipitazioni diffuse, specie sulle zone ioniche, e anche a carattere temporalesco, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Nevicate su Calabria e Basilicata, mediamente a quote intorno ai 400 metri. Temperature in aumento nei valori massimi, venti forti su tutte le regioni centro-meridionali e i mari vanno da agitati a molto agitati, lo Ionio, l'Adriatico e il Tirreno settore ovest. E adesso un appuntamento per domani: a San Nicolo Arcella si terrà il Consiglio Comunale sulle interrogazioni poste dalla minoranza alle ore 17.30. Con questo era tutto, vi voglio ricordare un appuntamento per questa sera alle ore 21.
l'appuntamento con il programma sportivo Terzo Tempo condotto da Gaetano Bruno. Manuela Passerella vi ringrazia per averci seguito, grazie a Lino Russo e a Vittorio Scuotto che ci hanno assistito in studio e in regia. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi, grazie.